quindi partendo dal quotidiano, dal concreto, perché abbiamo visto che la maggior parte delle volte in cui si parla di famiglia, si parla di famiglia e non si sente il profumo di famiglia, mentre il profumo di famiglia è tutti i profumi che compongono una famiglia, i profumi buoni, i profumi cattivi, tutti, tutti insieme creano quel profumo identitario di ogni famiglia. E questo è quello che abbiamo voluto un po' fare nel libro e abbiamo in qualche modo messo le mani avanti, perché quando si parla di famiglia la maggior parte delle volte chi ascolta pensa vabbè, quelli hanno una famiglia perfetta. Questo prima parlavo con il vescovo, è uno dei motivi per cui noi non avremmo voluto la nostra foto sulla copertina, non perché volevamo fare i falsi umili, ma perché non volevamo un'identificazione falsata in qualcosa che inevitabilmente da una foto può sembrare, ah vedi quanto sono felici, quanto sono carini, e allora è tutto perfetto. Abbiamo messo le mani avanti in realtà dentro al libro, abbiamo raccontato tutto quello che non funziona, tutte le difficoltà, tutti i momenti di scontro, di attrito, i dolori condivisi con altre famiglie, perché una famiglia vive di condivisione. Ecco, questo è un po' quello che abbiamo fatto per mettere le mani avanti e dire noi non siamo una famiglia perfetta, semplicemente noi, come voi, avreste potuto fare magari anche meglio il vostro nostro, abbiamo fatto sentire un profumo e noi siamo convinti che sia necessario tornare a far sentire più il profumo di famiglia che a parlare tanto di famiglia.